Questa mattina, intorno alle ore 11, il Palazzo del Turismo ha accolto a braccia aperte la nuova stagione di rugby. La S10 Reale affronterà il campionato di Serie C2 con un nuovo presidente alla guida. Si tratta di Claudio Caruso, giovane innamorato della disciplina, presentato ufficialmente proprio oggi. L'arte della palla ovale non è molto diffusa in città ed è per questo che gli slogan scelti per pubblicizzare la società mirano a richiamare l'attenzione di tutti gli sportivi della serie. Non esiste solo il calcio. Mi ha avvicinato a questa disciplina mio figlio dall'anno scorso che fa questa disciplina e mi sono innamorato della disciplina. Mi hanno invogliato anche i ragazzi, lo staff, tutto il gruppo dirigenziale a partecipare e mi sono preso questa briga di portare avanti questa nostra missione, chiamiamo così perché comunque è poi anche un principio di aggregazione. Infatti la squadra nasce nel 2011 e da allora si è occupata di sviluppare questo sport, perché non è ben conosciuto soprattutto dai cereali. Infatti sono stati i primi, la vecchia dirigenza, a partire con questo progetto. Io, non essendo un rugbista, mi occuperò solo di dargli, e spero quello che riuscirò a fare, di dargli visibilità. Ad Acireale ci sono i presupposti per riuscire a, appunto, far espandere la notorietà di questo sport? Ci sono soprattutto le strutture, perché in Sicilia il problema poi alla fine è sempre questo. Ho detto bene, il problema sono le strutture. L'anno scorso sono riusciti ad avere il Tupparello, infatti le partite di Serie C si faranno al Tupparello e anche quelle dell'Under 12 e 14. Gli allenamenti invece si faranno al Comunale. Quest'anno è stato un regalo della nuova amministrazione che ci ha concesso questi due giorni al Comunale, che anzi ringrazio a nome di tutta la squadra, mentre per la Serie C si allenerà a Santa Tecla. Come ho detto, io il mio obiettivo è solo di sviluppare, far conoscere questo sport, poi come tutti può piacere o non può piacere. Quindi ancora non è il caso di parlare di missione sportiva, aspettiamo ancora qualche settimana. Io anche qualcosa di più di qualche settimana, perché ripeto, il campionato inizierà dal 5 di ottobre, da lì in poi partiremo e vedremo come andrà.